Noi stiamo giocando con 5-3-2. Stiamo giocando con questo modulo prevalente. Le opzioni per giocare nell'altra maniera sono un po' più limitate, soprattutto per la difesa a 4, perché ancora una volta purtroppo l'assenza di Fazio mi potrebbe far pensare ad altro. È l'atteggiamento mentale più giusto. Le distanze tra una squadra, le distanze che si riescono a tenere, l'intensità che si riesce a dare. Queste sono le risposte più giuste contro il 4-3-3. Chi viene dal campo degli allenamenti, noi lavoriamo sempre sui due moduli, che sono i nostri due moduli principali. Lavoriamo sempre su queste situazioni, lavoriamo anche abbastanza, penso. E quindi sono tutte e due le strade aperte. È chiaro, è evidente che stiamo giocando nella maggior parte, anzi quasi sempre, tolta l'entella, con la difesa a 5. In entrambi i casi, viola tra i casi, può essere anche indicativo, ma è perché da Nick so cosa mi aspetta. A Russo lo devo provare di più, Palumbo devo provare di più, devo verificare di più. Ieri l'ho provato centrale davanti alla difesa Palumbo e oggi l'ho messo interno di sinistra. Mezzo sinistra. Tanto per così per variare, tanto no. Tanto chi prova, devono sempre fare tutte la stessa cosa, non è che si prova solo per quelli che potrebbe, cioè. Nick ha fatto una buona partita a Cittadella, decisamente una buona partita. Quindi sono valutazioni sulla squadra nel suo globale, non sul singolo livello carico, e ha giocato due tempi, 45 minuti la prima partita, 45 minuti la seconda, quindi ha fatto un buon allenamento, è stato un buon allenamento per lui, quindi si è mantenuto in condizione, diciamo. E Valeri Bosino invece più a livello proprio morale, la sua condizione di essere stato chiamato dalla nazionale più che il lavoro fisico, che però mi ha detto che ha lavorato con la nazionale, ha fatto un buon lavoro, anche lui con entusiasmo, cosa importante, cosa che ci serve, gli Albusino, oltre che l'entusiasmo, l'esperienza, a differenza del ragazzino che ha, ti porta l'entusiasmo. Se qualcuno ha ragione in questi termini, secondo me vuol dire farsi male da solo, vuol dire creare veramente un qualcosa che con 27 punti in palio, con delle partite da fare, con le squadre lì a un punto o due punti in più, un punto in più, e calcio dei 3 punti, io non ero tranquillo quando ne avevo 6 di vantaggio, figurarsi chi ne ha 1-2, calcio è questo, calcio è la bellezza del calcio che ti toglie, ti può togliere, ma ti dà magari 3 giorni dopo, 5 giorni dopo, un qualcosa di insperato. Se dopo si vuole farsi male da solo, allora sì, sentiamo le ultime spiagge, per le ultime terzo, quello che vuoi.